fatta la stima promisero di assolvere il rimanente entro il termine di 5 anni, a partire dal giorno in cui la detta licenza andrà al suo uomo precedentemente citato e affinché lo segua fino alla fine. Ugualmente promisero alla stessa una gonna per onore del valore del prezzo che offre con il figlio. Ugualmente promisero a quella una cintura che una volta si era sonata. Ugualmente promisero una gonna nuova per l'uso che finiva con una veste di cotone nuova. Ugualmente promisero una cassa nuova di legno e in questi consueti oggetti preziosi con una tovaglia di finestra. Ugualmente promisero un letto fornito di tendaggio aperto sul letto con coperte, lenzuola e guanciale, come uso nella città di Somma Lombardo. Ugualmente promisero giocaglia e parafrenaglia, sita in cassapanca di legno. Tre tovaglie ad uncinetto in parte usate, una tovaglia nuova ad uncinetto, 9 tovaglioli ad uncinetto nuovi in un rotolo, 3 altri tovaglioli separati ad uncinetto, 4 tovaglioli di seta bianca, 15 camicie nuove da sposa, 2 altre camicie usate, 10 asciugamani nuovi in rotolo, 4 pannicelli secondo l'uso romano delle donne, 3 altri asciugamani, 4 tende, 3 lavorate con seta, 1 con il filo, 2 panni per uso delle donne, da portare sulle spalle e lavorati con seta e oro, 1 altro panno per uso simile, da portare nelle spalle di serica gialla e bianca, 6 simili panni per uso simile per le spalle di seta bianca, 1 altro panno di seta bianca per fare freccia sulla testa, 3 panni di cotone, un pezzo di panno di seta sottile di 7 unità, il segno di nuova parentela, un bacio sulla guancia dei promessi sposi e una stretta di mano che avviene tra le parti. E viceversa, il citato Tristano promise davanti al suddetto padre e alla madre di giurare e prendere la citata Lucrezia e di avere e tenere quella come sua moglie e sposa legittima, di trattarla bene come sono tenute e trattate le donne oneste e caste nella città di Somma Lombardo. E promise nel tempo lecito e onesto e convenuto fra le dette parti di consumare il matrimonio secondo il rito della Santa Madre Chiesa. E promise che quando riceverà la dote predetta, se in denaro o in altri beni mobili, se ne prenderà cura e cautela con il buon senso dei genitori e degli eredi e dei loro successori. E lo stesso promise che qualora negli anni a venire, nel caso o nell'evento di restituirla, qualora muoia, di restituirla a coloro che la promisero, agli eredi e ai successori di quelli. Atto in Somma Lombardo nella parrocchia di San Bernardino, credenti, udenti e coscienti i testimoni, testimoni davanti alla predetta, presenti, chiamati e interrogati. Con questo concludo e confermo la nuova parentela tra i codesti figlioli e le relate famiglie. Io, Ludovico Melzi, notaio in Somma Lombardo, anno del Signore 1555, AD 17 aprile.